La TARI al centro del Consiglio Comunale, non ci sarà nessun aumento della tassa sui rifiuti per il 2024, così è deciso. Le tariffe rimarranno quelle stabilite nel 2022 e in vigore anche nel 2023. Ma accanto a questo c'è il via libera anche al piano economico-finanziario per il 2024-2025 per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani passato in commissione. Per i costi di erogazione del servizio per il 2024 ci sarà una spesa di circa 14 milioni di euro e poi c'è tutto il discorso SM, l'intenzione è quella di mettere in campo un piano economico-finanziario con degli investimenti, per riacquistare ad esempio i mezzi andati distrutti nell'incendio del Capannone tempo fa. Sì, esattamente, c'è la conferma delle tariffe già in vigore per l'anno 2023 e anche per l'anno 2024, raggiungiamo il pareggio con il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani senza ricorrere più al contributo straordinario del governo. Nel 2017 servivano circa 3 milioni di euro di questo contributo per pareggiare il costo del servizio, siamo arrivati già dall'anno scorso, grazie al lavoro svolto dall'amministrazione e degli uffici, a pareggiare, come appunto dicevo, questo costo, risultato importante che fa emergere il lavoro continuo e certosino che stiamo facendo. Chiaramente l'altro tema cruciale è quello legato alla partecipata ESM, è un tema centrale che affronteremo come sempre con serietà e con risposte concrete al prossimo assestamento che verrà effettuato a fine luglio. E in tema di Tari, il capogruppo del Passo Possibile, Lia Serpetti, ha proposto un emendamento a favore delle frazioni di chi ha o vuole aprire delle attività, riducendo le tariffe ed evitare così lo spopolamento. L'emendamento in pratica prevede un aiuto appunto a quelle attività che sono nelle frazioni e subito nelle periferie a ridosso della città dell'Aquila. In pratica perché? Perché c'è uno spopolamento che tutti vediamo giorno per giorno, per dare un aiuto a quelle persone che intendono oppure che già lavorano sul territorio di mantenere queste attività, perché queste attività sono la ninfa vitale appunto delle frazioni e delle periferie, di dare uno sguardo per vedere quanti già ne esistono e magari, se poi c'è la possibilità di aprire qualcun altro, di dargli questo piccolo incentivo di abbassare la tariffa.